Buongiorno ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi andrò a registrare un video haul. Sono stata alla CNA, faccio vedere il balcone. Siamo andati a fare shopping io e mio figlio grande. Ecco, ho speso la bellezza di 110,19 € per 11 pezzi. Quindi scontrino metto qua. Avevo proprio bisogno di fare questo shopping mega lattico. Comunque iniziamo dalla prima. Ho preso questo pantalone per me. Sì, guardate la larghezza. Infatti ci navigo un po' dentro, però l'ho preso lo stesso grande. L'ho pagato 12,99 euro. E questa è una XL, però loro la fanno sempre un po' più grande, diciamo. E questo rosa cipria con i polsini sotto. E questo sono i pantaloni con il taschino. Non semplici, normali, ecco, da andare tutti i giorni in giro così. Non li ho presi neri perché non c'erano. Ma se c'erano non li avrei presi i neri perché ogni volta c'ho sempre il nero. Comunque, questa è una. Poi mi sono presa questa canottiera sempre XL, era 3,99 euro, semplice da mettere sotto magari le camicette o qualcosa. Essendo che sta arrivando l'estate, me la sono resa così. Questo vi faccio vedere tutto il mio shopping, poi faccio vedere quello degli altri. Poi ho preso questo pantalone nero, 14,99, è tutto nero, solo laterale c'ha questo tipo di pelle e al centro c'ha questa cerniera che secondo me, vabbè, è finta. Pensavo che si andava a allargare. E questo pantalone l'ho preso così nero, tanto per farci un'uscita fuori. Infatti è assolutamente, questa qui è una 48, ma mi sta un pochettino grande, però l'ho voluto prendere 48 non perché dovrei ingrassare, ma perché vorrei tanto dimagrire e togliere queste cosciotte brutte che ho comunque, perché di sopra alla fine non sono così male. Poi ho preso questa camicetta, questa è una maglietta però leggerissima che andrà sotto con la canottiera, toglierò poi questi frin frin che mi danno fastidio. Questa qui l'ho pagata 9,99 euro. C'erano veramente tanti modelli, però essendo io un amante del bianco e nero, l'ho presa così, perché poi di sotto va un pochettino a allargarsi. E niente, questo è quanto riguarda il mio shopping. Poi andiamo, vi faccio vedere una maglietta che ho preso a mio marito, così facciamo prima adulti e poi bambini. Ho preso questa maglietta a mio marito, la M, sempre 9,99 euro, fatta così con questi fiori fatti tipo così perché lui piacciono tanto. Gliel'ho presa perché comunque ne ha bisogno. Adesso, ho preso anche questo cappellino per la mia nipotina, vi avevo fatto vedere la foto su Instagram, mi sembra. Stavo aspettando la circonferenza della testa, essendo che ce l'ha 41,5, ho preso 44,45. Questo è costato 7 euro, questo qua di Minnie così, secondo me è stupendo. Adesso poi vi manderò la foto. Poi, per mio figlio grande ho preso due magliette. Di queste qua, una fatta in questo modo perché lui veste 14 anni più, 9,92 euro magliette, una azzurra fatta in questo modo,
tipo hawaiano con teschio, eccetera, eccetera. E l'altra è fatta solo di teschio blu, così con le palme, la cuffia, eccetera, eccetera. Queste qui se li mette ovviamente per le occasioni di uscita. Nel frattempo gli ho preso anche questo pantalone a 12,99 euro. Sempre per uscire, secondo me, una domenica così, magari o tra amici, perché per lo sport penso che ce l'abbia già. Questo è 1,70 m, lui è 1,73 m, va bene, già gli stanno larghi, diciamo, è fatto così, un bianco, posso definire un bianco sporco. Ecco, pantaloncino per l'estate, che comunque se lo va a gestire. Poi passiamo per il piccolino. Per il piccolino ho preso sempre due pantaloncini di questi. Uno è fatto con questi dinosauri così a 9,99 euro, due paia di pantaloncini che andrò a sistemare, e uno è fatto blu così. Esattamente così. Questo qua blu, sono due paia, e poi ho preso uno un po' più elegante, sempre fatto così, mi piaceva la scritta questa qui messa così, diciamo grossa. L'ho pagato questo 9,99 euro, e questo ho preso 1,10 m, sperando che vada bene perché lui è 1,06 m. Comunque un pantaloncino blu del genere. E poi ho preso infine, perché è finito, questa maglietta di 7,99 € dei Paw Patrol, con tutti i Paw Patrol bianca, che l'ho abbinata al pantaloncino. Ecco, così lui quando esce si veste elegante, così sportivo con questo. Poi ho notato che ho tante magliette a maniche corte, quindi bene o male l'estate se la fa così. Poi comunque altre magliettine che ho visto di 3 euro così le vado andando a prendere. E niente, questo è stato lo shopping compulsivo proprio il minimo necessario, ecco. Sì, diciamo che l'azienda purtroppo non ha sconti. Oggi noi dovevamo andare all'Udisafe al New York perché la coppia dei nostri amici ci ha detto che c'erano gli sconti, c'era tutto a 1 euro, 5 euro. Però ho detto a mio marito: un punto prima dobbiamo farci il test, perché dove dobbiamo andare non è il nostro paese, è un altro paese, quindi ci tocca farci il tampone per entrare nei negozi, avere la libertà di entrare 24 ore nei negozi. Punto primo, mio marito finisce alle 4 ed è un casino arrivare ogni volta. Arrivarci alle 6, dobbiamo fare le corse, andare, guardare, fare. Poi magari non trovavo niente per me, essendo che ci sono troppi sconti, magari ci vanno troppa gente, perché qua sono abituati che poi si fanno girare la parola e arriva un caos totale. Mio marito odia il caos, quindi ho detto: lasciami andare a fare io il mio shopping, quello bello. Infatti, vabbè, non sono molte cose, cioè i prezzi sono quelli giusti, però giustamente se hai i soldi devi uscire. E niente, questo è stato il mio shopping, e quindi vi stavo dicendo, gli ho detto a mio marito: è inutile andare a fare il test, andare là, magari non troviamo niente. Io poi questi giorni non ho più tempo di andare da nessuna parte, perché come sapete già, giovedì viene mia cognata, perché purtroppo una di loro non viene per via che il bambino non ha la carta d'identità, quindi deve aspettare più giorni per potersi fare questa carta d'identità. Pazienza, arriverà la principessina, le cosine ce l'abbiamo qua. E niente, purtroppo è andata così. Niente, questo mio shopping finisce qua. Spero
Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al mio canale, commentate qualsiasi cosa se vi sono piaciuti questi articoli belli. E niente, speriamo che vada tutto bene. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Adesso questo lo pubblicherò giorno 4. Perché giorno, vabbè, comunque poi lo vedrete. Comunque se anche in ritardo, pazienza. Sto facendo, pubblicando giorno per giorno, per farmi ritrovare un po' il weekend libera di non dover registrare e soprattutto di registrare. E vabbè, poi domenica comunque farò un video a parte, anche se se ne andranno domenica. Vabbè, comunque iniziamo a farli arrivare. Non mi allungo troppo, io vi mando un grosso bacione, vi ringrazio tutti. Info box, vi ricordo, ci sono tutti i nomi sempre di quelle persone che seguo. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!